Salve a tutti, mi chiamo Fra Rafael, sono brasiliano, abito qui ad Assisi e come ruolo qui ad Assisi sono il coordinatore della Basilica di San Francesco. E è un piacere stare con voi oggi per parlare un po' su questo santo chiamato Francesco. Francesco d'Assisi, questo personaggio molto famoso qui ad Assisi, un motivo molto forte è il suo carisma. Aveva tantissimi amici, piaceva tanto le feste e la sua famiglia pure era una famiglia ricca e tante persone volevano stare con loro. La sua mamma era questa signora molto devota. Lei aveva messo il suo nome di Giovanni, ma quando il suo papà è arrivato del viaggio che aveva appena fatto in Francia, ha cambiato il nome per Francesco. Il suo papà era un mercante di stoffe. Una stoffa in quell'epoca costava tantissimo e era un'opportunità pure di fare più ricchezze. Il suo papà andava in Francia a comprare queste stoffe e non è per meno che Francesco d'Assisi si chiamava Francesco. Era proprio l'omaggio che il suo padre voleva dare alla città che dava più ricchezza a lui, la Francia. Francesco, quando è nato in un luogo molto interessante. Non è nato nella sua casa, ma è nato in una stalla. Se pensiamo bene, ricordiamo di un altro personaggio che pure è nato in una stalla, no? Proprio Francesco che è nato nella stalla dove stava la sua madre alcuni giorni prima della sua nascita. E sentendo ancora i sintomi già della sua nascita, non riusciva a ritornare a casa e è nato proprio lì. In questo luogo chiamato la chiesa del Francesco Piccolino, proprio dove lui è nato. La sua mamma, che conosceva molto bene il suo figlio, e quando ha iniziato a vedere i cambiamenti di Francesco, dove lui, come proprio lui chiamava, che certe cose per lui, che erano amare, si tornavano dolcezza, lei è stata la prima a riconoscere la sua missione data proprio dalle mani di Dio.